Savoia. Settimana Beatles in Triestina. Abbiamo ascoltato in questi giorni tutte le canzoni dei Beatles rifatte con i testi triestini, ma proprio qui che Lorica utilizzava, quindi era Hey Jude fatta con il tram de Opcina, dopo che abbiamo sentito Obladi Oblada con Caro Bebè Te Garagion, Come Together fatta esattamente con Marina Resca, Something con Ancora un litro di quel bon, oggi andremo a vedere Help, e il problema è che ga utilizza la canzone Fioi come noi, le mamme non le fa più, se garotto la macchinetta. Questo è tutto il testo, e chiaramente c'è una difficoltà a spalmare un testo così corto su una canzone lunga. Fioi, fioi si come noi, quale mamme non ne fa più, quale mamme non ne fa più. La macchinetta se garotto, indi per cui quando li fa più, sa che fioi come noi, qua non li fa più. Se anche casin c'è una canzone cortissima e dover slungare, Ringo poi John e George per poter aiutare, che se rotta le ho godito za, macchinetta che non va godito za, fioi non li fa più godito za, quindi please, please help me. E concludiamo questo ciclo Beatles andando a dissacrare uno dei loro più grandi classici. E quando che a Trieste se rivai americani, gobi anche i cani, se gobbo. E quando che a Trieste se rivai alleati, gobi anche i gatti, la famiglia. Gobon family, dai Gobon family, Gob anche su mare, anche su pare. E se continua, e quando che a Trieste si rivadi i titini, Gob anche i scalini, se Gobon. E quando che sei morto, che ha fatto una gran cassa, ma con l'ago bassa la famiglia dei Gobon family, dei Gobon family, Gob anche la moglie di sua sorella. Sorella, si era goba, anche quella, era goba, anche quella, anche quella, anche quella. No, sta parte non era, però che avevo da slungare perché non sapevo come finire se non quel punto che fa così. Chiedendo scusa a tutti i Beatles, a tutti i fan dei Beatles e a tutti i fan di qualsiasi cosa che riguardi la musica, con questa canzone vi rimando a Macete di oggi. Aspettando Macete si conclude qua. Grazie a Dio. Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso go la camisa piena de... Macete! Benvenuti dal vostro Caterino Casello, portavoce ufficiale per l'Italia dell'OMS con la sua rubrica OMS senza filtro, perché noi dobbiamo dire tutta la verità, nient'altro che la verità e quelle robe là. Allora, siamo qui, chiaramente potete vederlo da soli, non sto neanche a dirvelo, a Bordeaux chiaro,
più mattone che Bordeaux, però insomma la Francia è bella perché è varia, anche qui davanti a me signore con le baguette, dei clochard che girano. Assolto ieri Berlusconi per il processo Ruby Ter, notizia inaspettata per noi, lui se l'aspettava e era abbastanza convinto che sarebbe successo. Commentiamo questa notizia. Guardi, la giustizia ancora una volta in ogni sua forma ha trionfato. Ha trionfato, finalmente siamo felici. Questa sera festeggeremo, abbiamo chiamato delle ragazze infatti per festeggiare questo momento. Festeggiare un processo che magari... Ok. E sono chi... già che mi canto la canzoncina. Bunga 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 bunga. Lai la 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 la. Dicevi mo. Bunga 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 la la la. Ho preso 100 Viagra per vedere la bimba mia. Allora, ben, 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 se appena sta dica. Assolto da una problematica del genere, cerchiamo almeno di festeggiare allora, in un altro modo. Festeggiamo bene. Si attende Catherine Deneuve. Era già venuta una volta, ma pare venga Deneuve, accompagnata da suo fratello Gomme Deneuve e sua sorella Cadene Deneuve. E poi smettiamo di dire che noi abbiamo raccontato delle frottole, perché non è vero, lo diciamo chiaramente. Chi era Ruby? Ruby era la figlia di Mubarak, Ruby era la nipote di Mubarak, ricordiamolo, che tra l'altro è la sorella del signore che provava la forza ondulatoria del furgone. Ah, erano tutti collegati, tutti i parenti, un albero genealogico meraviglioso. Sì. Sono cugini di Winnie the Pooh. Ma dai, pensa che roba. Tante persone non sanno queste storie, in retroscena della storia, l'importanza di questi momenti. Cose importanti che possiamo dirvi, consigli che diamo agli italiani che in questo momento hanno un po' di urto, no? Tanti hanno urto, anche perché sono viziati come popolo. Allora, cosa dire? C'è questa cosa del Green Pass, tamponi, eccetera, ogni due giorni un tampone, 15 euro, e ancora 15. Cioè, uno che lavora tanto e deve spendere tanto. Quindi quello che vi consiglio, umilmente, di lavorare poco, prima di tutto. Altra cosa, abbiamo proprio guardato sulle linee guida dei tamponi e roba del genere. Abbiamo visto per tutti i tipi di lavori e situazioni che servono i tamponi. Possiamo dirvelo con certezza assoluta che categoria che non ha necessità di tamponi è proprio tutti quelli che nel lavoro nero non è necessario il tampone. Cioè tu lavori in nero, tranquillo che non ti chiedono il tampone. Lei si è difeso in questo modo in tribunale, ha detto che è la sorella di Winnie the Pooh, quindi va... Quando abbiamo detto, è la sorella di Winnie the Pooh, al giudice è scesa una lacrimuccia, perché aveva i ricordi quando era piccolo, che c'era il suo pupazzetto di tigro, lo sapeva? No, questa roba mi mancava, purtroppo mi mancava questa roba. A meno che non decidi di lavorare in nero dentro un cinema, no, anche tu, no, cerca di lavorare in nero, non so... Fare lavori in sottobosco, no? Lavori in casa di altri, robe così, monti immobili dell'IKEA, quelle cose riesci, no? Sempre così, con i quelle cose, no? Si passa la voce, si gira la voce, è positivo, insomma. Poi anche il sommerso è importante, poi Trieste, città col Museo del Mare, futuribilmente il sommerso è anche utile. E giocava con il pupazzetto di tigro, è veramente romantico. Sì, mentre Ruby giocava con il pupazzetto di O, che è un mulo. Ma lo sa che il mulo è una cosa? Allora. A proposito di nero, per i professionisti, sapete, legano, mettono una parola che finisce la frase e attaccano subito il discorso successivo. Buongiorno, è passata adesso la sorella di Catherine Deneuve, Gomme, è passata ora. No, quello è il fratello. E Cadene, la sorella, scusate, Gomme, il fratello, chiaramente si capisce dal nome. Parlavamo di questo processo che si è risolto, e oltretutto sapevamo che durante questo processo lei ha avuto numerosi problemi di salute, è stato ricoverato varie volte. Quali sono stati i motivi ufficiali? Quelli ufficiosi. Momento di commozione, facciamo sentire la commozione al nostro pubblico, che c'è bisogno di sentire la commozione. Il vostro Silvio, presidente ad honorem di qualsiasi cosa,
futuro possibile presidente della Repubblica. A questo punto, ancora qualcosa. A questo punto, essendo libero, sono proprio possibile futuro presidente della Repubblica. Sì, vabbè. O Papa. Papa, sì, perché no? Perché no? Il vostro Silvio, vostro per sempre. Questo ragazzo un po' stagionato, ma dal cuore sempre giovane. Signori, cosa stavo dicendo? Ah, ritornando a noi, avevo detto, no, lavoro nero, nero, nero. Quindi questo problema che adesso le città in generale, dove c'è più effervescenza, più movimento dei no Green Pass, c'è anche il rischio, no, che arrivino da fuori quei furboni pacifisti dei Black Bloc, insomma, sti ragazzi che... Chi li chiama Black, chi li chiama Drek, ognuno ha un suo modo per definirli, no? Ah sì, cosa ho avuto? Le malattie? Dice, sì. Guardi, in questo periodo sai che ho avuto il Covid, ho rischiato la vita per fortuna. Sì, varie volte. C'era il dottor Zangrillo, sì. Poi per fortuna si ricorda, si era affiancato anche il chirurgo plastico. Sì, ma non c'entrava niente, sai che uno entra per il Covid e arriva il chirurgo plastico. E siamo stati lì tutti e due a soffrire insieme. Lei e il dottore? Io e il mio Pierpuzio. Quelli lì insomma vanno in giro di qua di là, fanno confusione, creano problemi, non passano sulle strisce, robe del genere, cioè, fumano, buttano per terra? Perché ho detto, facciamo anche la parte di sotto del Silvio a sua immagine e somiglianza. Così un altro uguale che si chiama Pierpuzio. Siamo identici in scala. È una cosa stupenda. Che bello, bello. Ho messo anche il doppio petto, vuoi che lo mostro? No, grazie. Vuol farsi un selfie? No, desidera farsi un selfie? No, tranquillo, guarda. Guardi che è contento, eh. Se fa un selfie è contentissimo. Lo so benissimo. Sorride, ma... felice, si mette lì. Ci siamo informati con le forze dell'ordine. Nelle città dove ci saranno problemi, i Black Bloc potranno entrare solo, e questo è un segno di civiltà, potranno entrare solo con il Green Pass. Se, mentre sono lì che fanno le loro robe, si picchiano con le mazze, quelle robe che gli piace, no? C'è chi fa il puzzle e chi si dà colpi con le mazze, insomma, loro preferiscono le mazze perché il puzzle no. Sai che dopo una certa età la parte meccanica è un pochettino così in difficoltà, noi abbiamo messo un tubicino che passa all'interno e c'è una pompetta. Io quando schiaccio qui, quindi, mi si risveglia più il Pierpuzio. Quando è il compleanno, quindi è una festa incredibile, tutti quanti... Guardi, è faticosissimo. Immagino. Tutti si tira 80 più volte, quindi certo, comincia a essere complessa. In questi momenti diventa difficile gestire. Ovviamente. Anche stare piegato diventa difficile gestire perché mi si stanno gonfiando le gambe. Una volta da piccoli facevano i puzzle, ma cattivi, puzzle di gente che si dava, puzzle di Rambo, proprio il puzzle solo di Rambo che si cuce il braccio, aveva un Black Bloc una volta, sapevo. Ma come mai è qui a Trieste, signor presidente ex Silvio Berlusconi? Beh, guardi, qui c'è un mio caro amico che è stato riconfermato sindaco di questa città. Possiamo riconoscerlo assolutamente un uomo dei nostri. Uh-huh. È vero, come Pier Giorgi. È anche uno dei nostri. Tanto un Black Bloc piccolo, anni fa, aveva a casa una cucitrice Girmi e lui metteva il braccio sotto... E faceva col pedale, gridava come un matto, ma non mollava perché era Black Bloc, proprio qua black totalmente dentro, proprio nulla. Ma lei lo conosce di persona? Cioè, guardi, tante volte, quante serate abbiamo fatto, ci siamo andati in giro noi tre, che meraviglia. Voi tre? Sì, io, sindaco Roberto Di Piazza e Pierpuzio, tutti e tre, per questi gite, ma lo sa che noi entrambi amiamo tantissimo il Natale. Lui ama tanto le luci, io amo anche i presepe, mi piace un po' tutto il mondo del Natale. E andavamo, io, Roberto e Pierpuzio, a fare i tre re per le porte Dio di Dio mio, ma come a suonare campanelle in tre? Cioè, in tre. Insomma, cosa dire? Allora, ritorniamo sul pezzo perché ci siamo persi. Quindi potranno menarsi di brutto solo quelli muniti di Green Pass. Gli altri guai! Che non succedi. Di solito io e Roberto rimanevamo giù mentre mandavamo su lui. Da solo? Lui. E cantava? Con che vocina cantava? Non io che sapevo come cantava. No, meravigliosa, guarda che meravigliosa. Sì. Ah, tra l'altro, se succede che tu sei lì, che fai il furbo, no? Fai il furbo, hai fatto il tampone.
e sei alla 47esima ora e mezzo e ti metti a menare con uno, quando arriva 48 ore e 2 minuti sono affari tuoi, perché devi star fermo, non puoi più toccarlo. Basta, hai superato il tempo del tampone, superato. Poi se arriva un poliziotto, guarda sul telefonino che non è più verde il QR code, guarda che multa, eh? Quindi fermo, immobile, e lasci che quell'altro ti tiri le giuste mazzate che ti sei meritato. Il fatto che lei abbia seguito le elezioni locali di Trieste comunque ci affascina. Ha un messaggio da dare allo sfidante di Piazza Russo che non è riuscito nell'impresa? Guarda, io sono un uomo di sport e la sportività è sempre nel mio cuore, nei miei pensieri. Bravissimo. Non bisogna mai dimenticarsi di essere sportivi. Quindi, caro Russo, come si chiama? Francesco Russo. Caro Francesco Russo, io veramente sono dispiaciuto profondamente per questa cosa, questo momento, per quello che ti è successo, che non ce l'hai fatta per un pelino, ma sono sicuro che fra 5 anni potrai riprovarci e non farcela di nuovo. Io direi che da Bordeaux è tutto, adesso pranzo, dopo per il digestivo vado a Beirut per stare in tema. Saluti al vostro Caterino Casello, sempre avanti così, che comunque è un bel momento anche se c'è un po' di noia, ecco, del resto tutto bene. Salve. Progetti futuri, si parla della presidenza della Repubblica addirittura, lei cosa ne pensa? È favorevole alla sua elezione come presidente della Repubblica? Guardi, modestamente preferisco non esprimermi su questa cosa qua, rimanere. Non è ancora detto che ci sia questa opportunità, anche se la troverei sacrosanta, glielo dico. Comunque ci sarà una sorta di scontro, incontro tra me e il mio amico Draghi. Quindi diventa una sorta di guerra di volontà tra pillola rossa, pillola blu. Io scelgo la blu. Bene, quindi se anche voi scegliete la pillola blu, in Parlamento potete votare per Presidente della Repubblica Silvio Berlusconi, sempre così allegro. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte. Mole, se ciò di rosini. Ma noi della Maybell non siamo solo Maybell, siamo molto altro, perché noi tocchiamo tantissimi generi, perché non affrontare, ci siamo detti con i collaboratori, perché non affrontare, si tiene le guance, Gina si tiene le guance, una cuoca meravigliosa, lavora nella nostra mensa, sì, sai, la nostra mensa, stavo zitto per evitare, itinerante. Stavo zitto per evitare. Oreste, stavo zitto per evitare, meraviglioso, meraviglioso, il doppiaggio, il suo doppiaggio, meraviglioso, un direttore di doppiaggio, fantastico, stavo zitto per evitare. La rinascita della sceneggiata napoletana con Gigino Merolo, nato dal mescolo del seme di Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo e Angela Luce. L'erede di Mario Merola, dal Gigino Merolo. Figlio mio, passi per Facebook, seme. Passi per Twitter, scatta le foto con Instagram. Ma devi smettere di whatsappare. Un'interpretazione in lizza al Golden Globe. Papà, lasciami sta, chi sti su affari mia? La struggente storia di Maria Concetta addolorata, triste dentro. Che c'hai? Maria Concetta addolorata. Sono triste dentro. Oscar per la sceneggiatura. Salve, sono Oscar e ho scritto la sceneggiatura. Mario per i costumi. Salve, sono Mario e ho scritto per i costumi. Deboro per il trucco. Salve, sono Deboro e ho scritto per il trucco. Felicissima sera a tutti sti signori whatsappati. Gigino Merolo in Whatsappatore nei cinema. Che trovo che quell'altro.